Sora, look! Dove hai visto il corridoio oscuro, te? That must be the window Sarge mentioned. Ah, ok, devo entrare lì dentro. Ma ciao, come siete belli? No, no, adesso non c'ho voglia. Grazie comunque dell'offerta. Allora, sali per l'amor di... Sì. Ok, sì, sì, spara pure a tua sorella. Bravo. Ok. Questa è la famosa finestra. Covo dei bimbi. Cosa fai? Ecco perché serve l'arco spacca tutto. Ok, giga. Ecco. Vabbè, meglio chiamarlo Gundam. Puoi spostare certi blocchi. Per farlo, avvicinati a loro mentre sei a bordo di un gigas e prendi. Oh, vabbè, pronuncia giusta non l'ho sentita, quindi facciamo finta che esista. Ah, devo solo fare questo. Che devo portare, scusa. Va da solo? Boh, non so. Ma ce ne sono altri comunque. How are we gonna reach that? Well, there are some more blocks here. Ah, sì. Vuoi blocchi? Vieni a prenderti giustamente. Un sacco di robot giro. Ok, scusate se faccio giro giro tondo ma non capisco più niente. È bello però dopo un po' non capisco più niente. Ok, prendi un pugno almeno, facciamo questo. No, quello non fa più niente, perfetto. Si è fermato lì. Aia. Oh, gli ha dato il permesso di colpirmi così, poi muori per l'amor del cielo. Oh, voleva tanto. Devo cambiarlo. Questi qua in teoria sarebbe meglio ucciderli senza il robot, però è anche vero che ci tolgono un sacco di vita, quindi direi meglio tenercelo buono così almeno. Ma non finiscono mai? Chi ti ha detto di colpirmi a te? Mannaggia. Non ti posso rialzare, non mi interessa. Aia. Ok, c'è un altro. Ok. L'hai colpito almeno, no? Oh. Ah ok, li devo uccidere per forza così posso prendere i blocchi. Perfetto. Non avevo capito la questione del di tutta quell'oscurità. Ah, ok. Stiamo costruendo una struttura per andare là sopra. Perfetto. Allora, come siamo messi con questo robot? Sì, dai, possiamo farcelo. Ho detto che sarà qualcosa da prendere, probabilmente. Aspetta, che devo capire cosa devo fare. Allora, qua non c'è niente. Vediamo se può saltare sto coso. No. Ah. Dov'è? Dove l'hai visti? Boh, vabbè. Lui vede cose e poi... Un propulsore, sì. Qua non ne vedo. Proviamo di qua. No, devo farmi pure il labirinto adesso. Vabbè. Quanto tempo ci metterò a trovarli? Ma provato. Se ci sono nemici vuol dire che è giusto. Mettiamo la così. Vabbè, sono nemici piccoli, si può anche fare. Dai. Eccoli! Faccio! Dove? Ah, c'è ancora l'oscurità, quindi c'è ancora qualcuno. Non muori te, ok. Chi c'è ancora?
Se tentano di beccare. Ah. Fatto? No. Ce n'è ancora. C'è una roba. Andiamo a vedere chi c'è. E almeno. Dov'è? Dove hai visto i nemici? Dove stai andando? Ah, qua sotto. Se sono piccolini è inutile andarci col robottone, no? Quello che penso io. Almeno è lì, saliamo pronto. Sempre se non me lo sposto da qualche parte. E chi l'abbiamo ammazzato? Adesso? Ancora canzoncina o deve essere ancora qualcuno in giro? Vuoi vedere un po'? Sali? Bravo! Bravissimo! Sali qua. Ok, l'ho lasciato lì e me l'ha tolto. Porca miseria. Niente, devo fare prima tutta questa zona qua, poi vedere effettivamente dove riprendere il coso e andare su. Ma dove sono i nemici? Sto scendendo, ma ciao ragazzi, ma i nemici? Ah, questo? Sì. Ma ce n'è di gente qua. Ma buongiorno, vi stavo cercando. Boh, robotino, andato. Poi è Pippo. Quindi mi sa che ho un problema con Pippo. Ogni volta cerco di ucciderlo senza volerlo, poverino. Poi devo fare quello che sta rompendo un po'. Questo qua è odioso, anche se non lo vedo spesso, fortunatamente. Vabbè, quelli basta fare fire. Aspetta. Cavolo, finito. Aspetta. Signor, signor Jesse. Ma sposto, siamo messi bene. Ah, troppo fermati. Pensavo di no. Vedete? Colpisco da lontano, tanto non riesco ad andarci. Invece. Ok, adesso devo riprendere un robottino e andare su. Quanta roba sto lasciando? Oh, dunque, dove lo prendo? Ma il robottino? Gli angoli forse. Sì, è il mio modo per velocizzare, non so se velocizza abbastanza. Ah, prendiamolo. Sbagliato tasto. Annulla, per favore. Sali a bordo, grazie. Lui lo può fare? No, mi sa di no. Propulsore, vediamo. Sali, sali, sali. Oh. Ah no, sì. Può fare anche questo qua. Benissimo. Ci manca poco. Ok, allora adesso mollalo lì. Scendi. Posso delle palline? La piscina. La piscina delle palline colorate. Ecco, non è un po'. Vai. Ho visto anche il portiere di sotto, eh. Non mi frega, eccolo lì, infatti. Beh, tasse fatte che prima l'ho dovuto togliere. So che fa il mal di mare a me. Le tasse. Che lo faccio facendo all'aria? Vabbè. Costiti lo stesso. No. Poi può. No, ho sbagliato. Vabbè. Va bene uguale, almeno si aiuta prima. Allora. Non fai aprire sto portiere o. Ok.
ne sono altri? Visto che sono qui. Sembrerebbe di no. Perfetto, via. Allora, abbiamo fatto in alto di là. Ok, qui abbiamo già fatto. Penso che sia di là dai bambini, allora, da quelli un po' più grandicelli. Anche se mi sembra strano, perché di solito i blocchi sono proprio bambini piccoli piccoli. Di qua l'uscita. Vediamo se lo troviamo qua fuori. Bebè, l'aria aperta. Vabbè, no, non sono proprio bambini grandi. E okay, sono qua. Sto solo guardando, poi me ne ritorno di... No, non ce ne faccio. Via. Ciao ragazzi, sì sì, correte, correte. No, non sono di qua. Allora, prendiamo il robottino e vediamo dove sono i prossimi. Come faccio? Ah, così. Là dentro, là dentro l'ho già fatto. Allineato almeno. Ma potrebbero essere sopra lì forse. No, o in questo castello c'è, chiamiamolo castello, c'è più di uno. Sto dicendo, li ho trovati? No, sono tornato dal primo. Niente ragazzi, non trovo i blocchi. Non è che devo rompere questi? Sì. Ho fatto il giro per niente. Ok, abbiamo trovato dopo mezz'ora. Allora, eccoli qua. Ho fatto il giro del mondo per niente. Anche se mi sembrava strano che fosse il giro. Vabbè, vabbè, non li trovo. Sarò in giro per forza. Tanto mi stanno cascando le cuffie. No, però dominare così dei peluche, dai. Vediamo tutto. Rompiamo questi maledetti per capire dove devo andare. Oh, ma ripeto, questi qua che sono così minuscoli non li puoi schiacciare almeno? No, andiamo a fare cose inutili perché sono morti tutti? L'abbiamo fatta? No, dov'è l'altro? Ah, quello. Due. Oh, alleluia. Metti insieme i blocchi, dopo mezz'ora ce l'abbiamo fatta. Scusate, non avendoci mai giocato effettivamente. Poi non ho capito perché mi ha detto la cosa delle freccette se effettivamente fa da solo, cioè non solo premere il triangolo. Ah, è il cactus di Final Fantasy. Vabbè, allora ce l'abbiamo fatta. Andiamo avanti per un pochino. Facciamo, andiamo a vedere questa oscurità e poi penso che chiuderò la live. Allora, voglio salire da sopra. Facciamo col robottino così sento più. No, non ci arrivo. Ah, vabbè, dai. Via, andiamo là. Però devo mettere gli oggetti perché mi puzza di boss fight. Quindi eccola là, appunto, già che c'è il salvataggio andiamo, siamo pronti, diciamo così. Oscurità, d'accordo. Here goes.
Io tiro a indovinare, eh? Per me è contro Buzz. O contro Buzz. Ah sì, per forza. Non è che tiro a indovinare. Anche perché sennò non avrebbe senso. Buzz! O anche contro di lui, sì, effettivamente. Ce l'ha un senso. Xehanort, what do you want with my friend? Look, such tremendous darkness. Per niente. All because he was ripped away from the boy who cares about him most. Does that mean we'll all be like Buzz? If we don't find Andy, wrong. Vuoi entrare anche tu nell'oscurità? Distance doesn't matter. Andy's part of their hearts, just like my friends are part of mine. You can't rip that apart. Sono bellini fatti a giocattolo. Dai, su. Facciamolo per Andy. Dai, Woody. What? Your friends are your power? Mm-hmm. How very true. But if the light of friendship is a form of power, the darkness of being alone is a power even greater. Darkness is the heart's true nature. Whatever you're talking about, I don't care. Put Buzz back the way he was, then get lost. Or else what, toy? Yeah, I am a toy. And a friend. My guess is no one's ever loved you before. Because you know nothing about hearts and love. There are hearts all around us, trying to connect. Non devo fare niente your io? Loneliness only made Woody and Buzz's connection stronger. Strano, perché that's poi the heart's true nature. Sicuramente c'è il combattimento. Wherever they are, Andy and the other toys haven't let go either. Yeah. Però concordo con quello che stanno dicendo Sora e Woody. We're going home no matter what. Sono completamente Xehanort. You're so caught up in finding the shadows, you forgot about the light that cast them. Vero. No. Abbiamo liberato? Con tutta questa facilità? Woody, now! Io l'avrei fatta per una boss fight con Buzz Lightyear. Here, partner. We gotta get this wagon train a moving. Woody. Wait, how did I get here? Oh, I don't know. Maybe somebody switched you into dark and stormy mode. But I don't have a... Dai, tirati su. Forza. Abbiamo un combattimento probabilmente da fare. Thank you, Woody. Good to have you back, Buzz. Huh? Esatto, sbrigatevi che abbiamo da fare. Don't give up, guys. Ecco. So, even empty puppets can be given strong hearts. I am going to have to remember that. Remember this, our hearts will always be connected to Andy's. No matter what you do. And that's something you'll never understand, because you're hollower than any toy. But now I know a heart can be placed in the vessel of our choosing. For that, let me give you a parting gift to play with. Wait! Are the hearts joined to yours? Huh? Sì. Nell'ora con boss fight chi può essere? Careful! Chi è? Ah, ok. La Madonna. Bello però. Ok, girate la sfiga. La farò? Aia! Ma scusa, non si può usare il robotone? No, eh. C'è una roba. Proviamo? Ok.
Allora, è una nave, quindi devo salire su, probabilmente. Salgo. Ho trovato. Oppala! Ci voleva un pochino, però che sono arrivato. Ok, non devo cascare giù, perché sennò non lo beccheremo mai più. Aia! Oh! Ah, bello, anche questo, non è bello. Mi piace. Ecco, bravo. E anche un po' di vite però, vabbè. Sembra sprecarlo, vero Sora? Eccola là. Dai, dai. Ah, si è sentito bruciare mio nonno, non fate più caso. Normale. Com'è l'amministrazione, come dico sempre io? Dai, fai l'epilogo, magari riusciamo a beccarlo. Non è ancora dove. Mi dimentico sempre che questo qua. No, l'ho messo così, non so via. Sono andato, non lo vedo più. Niente, non capirò mai come funziona quello. Questo vabbè, è utilissimo, devo dire. Se lo beccassi. Sì, l'ho beccato però. Un po'. Mi fate che mi sto facendo un mal di mare. Ma anche a me sta bene. Ok. Ah, già fa l'attacco anche quello. Mi fate la vita per l'amor di Dio. Dov'è? Dove è andato? No. Se ce l'ho così no. No, che mi fai paura quando fai così. Cosa succede? Ah, aspetta. Come si faceva a salire? Ah, così. Aia! Ah, fa anche quello? Posto. Dai, dai! Che non ci manca tantissimo. Grazie, Lego! Era il Lego prima. Non dico sempre che i mattoncini salvano la vita. Non fare l'epilogo per l'amor di Dio, perché tanto non lo beccheremo mai. Almeno così lo becco un po'. Aia. È diventata una furia? Ah, ok, tornado. Così devo aspettare che calmi un attimino, insomma. Calmati. Dai che devo. No. Ah, lo fai da solo? Ok. Ho scoperto che l'epilogo lo fa da solo. Se non schiaccio triangolo. A volte. È quello che non mi piace. Guardate i palazzi. Sali. Prima che li distrugge. Vieni! Vieni, navicella! Ah, non si può chiamare la navicella. Vuoi venire o devo venire io? Aia! Trenino, dove è andato? Non lo vedo più. Vabbè, ecco. Aspetta, vai. Perfetto. Dai, è quasi finita. Manca giusto una vita. Due. No, una vita è qualcosa. Dai. Almeno non mi ha preso. Ah, questi ti fanno andare più in alto. Ok, devo cercare i pupazzi, quelli. Chiamiamo gli squishy, anche se non so proprio. Non so come chiamarli. Allora, dovrebbe fare la cosa dei mattoncini. Oh, eccoli qua. Fanno i mattoncini che salvano la vita. Parte 2. Ok, dai. Devi salire, non è che devi scendere. Ok. Aia. No, basta cadere. Colpiscilo e basta. Quando lo colpisci, dopo un tot di colpi, lui ti butta giù.
Ecco, ti dovrei far prima, aia. Ok. Non so se abbiamo finito effettivamente Hercules. Toy Story. Perché Hercules mi è venuto in mente? Ah, per il fatto del coso, sì. Non ce la posso fare oggi. Comincio a essere stanca dopo un'ora e mezza di live. È da un bel po' di tempo che non la facevo. Hercules. E mentre mi sta scrivendo il mondo. Scappate di nuovo, che ti devo dire. Scappa sempre. I'm sorry. What? I wanted to get you back to the real world. It does seem that we're trapped here. We'll never get home. Yeah, stuck like pigs. Dai, non siete infami però. Oh no! A shame we'll have to stay a little longer with our new best friends. After all the adventures we've had, we're not quite ready to say so long. You guys. I'm sorry that I was being so stubborn. Please forgive me. Hey, you were just looking out for your friends. No biggie. No, infatti. Yeah, somebody's got to be the sensible one. Huh? Perdonate, perdonate. Getting in trouble. Gorge, that sounds a little like Sora, don't it? Huh? Why? And what would the possible one be? Like Buzz. Kinda. Okay. Besides, if we do go back to the real world, we'll never see you again, right? Oh. But what about Andy? You care about him so much. Oh. And he's still right here with us. Well, if we follow our hearts, we'll find them. Cosa mi riguardo tutti i film di Toy Story, dal primo all'ultimo? Yeah. Mi manca guardarli. So Sora, are you going after the guy in the black coat? Sì, per forza, sai, distruggerlo, queste cose così. That's okay, because you become part of our hearts. Oh, che tenero. So let us become a part of yours. Thank you. Aspetta che Woody è proprio alto, eh. Non me ne ero resa conto. Perfetto. Abbiamo finito, penso, la prima ondata, perché conoscendo Kingdom Hearts dovrò tornarci poi. Toy Box. Ok, l'altro mondo l'avevamo visto l'ultima volta, che era Rapunzel. Quindi direi, se ci fa andare, amici inseparabili, ok, se ci fa andare lì, almeno salvo, vedremo l'inizio di Rapunzel e poi vi saluto, anche perché abbiamo fatto tanto oggi. Comunque avete capito, lunedì e mercoledì, poi gli orari ve li dirò. Vi farò proprio un'immagine con gli orari. In più in questi giorni, se mi vedrete su Twitch, è per sistemare determinate cose, perché purtroppo, come avete visto, ho dei problemi. You had to remind me. Vabbè, per ricordare effettivamente. I was thinking about Roxas. He's trapped here in my heart. But he needs a body to be himself again. Well, don't worry. Yenzo's working on a way to get him free.
Genzo era sempre quello, dell'altra volta. Ma speriamo. Esatto, chiamiamolo, va. Voglio sapere come sta. Yeah, why not? Piccolino. Hey, what? Wrong number? No, Mariko and I are visiting Radiant Garden. Actually, we were just about to call you guys. But it looks like you beat us to the punch. Sora, is something wrong? I wanted to pick your brain. In order for us to recomplete Roxas, he needs a body, right? In theory. Yeah, to put his heart in. La mia domanda è: dove lo prendono un corpo adesso? Ci sarà ancora quello vecchio di Roxas? Oh, replicas. Huh? Well, replicas are basically human. Oh, what? Oh, yeah. You wouldn't remember. The previous Organization 13 developed replicas, realistic vessels to place hearts in. They're so real, in fact, that you'd actually mistake them for people. And with hearts, the replicas will become people. Cool. But if we get our hands on a replica, will Roxas look like himself when he's recompleted? Yep. The replica takes the form of the heart inside it. Ah, vero, sì. That's perfect. Mi ricordo. I'll talk to Enzo. He was in the organization back then, so he might know more. Come avevano fatto. Great. Thanks. Crearli. Wait. Do you guys think they're after replicas too? No, they definitely said a black box. Giusto, sì, la scatola nera. Who's that? The organization and Maleficent. Oh. E Pietro. Non dimenticarti di Pietro. It's okay. But there's something you guys should know about one of their members. Huh? So let the rest of us worry about Roxas and Naminé for now. Amen. You journey on and keep an eye out for Terra. Pure in salvataggio, però. Perché adesso dovrei andare. They don't change, do they? Nope, that's their best quality. È vero. Well, we gave Merlin the vestments for Kyrie and Axel. Let's go stop by and some the wise. Sì, è vero, l'altra volta l'abbiamo visti. Right. Tornato mio padre, come si sentite casino? Al prossimo salvataggio ci salutiamo, eh? Giusto per non farvi perdere niente. Allora, abbiamo detto partenza. Dunque, non ricordo neanche più come funziona. Ah, qua, quella di là, come? Qua, regno di corona. Punto di partenza a Crepuscopoli. Sì, va bene. Le armi speciali. Nel corso del gioco otterrai diverse armi speciali dotate di particolari caratteristiche. Va bene. Prendi il triangolino. Ok, sì, ma tanto dobbiamo scappare al prossimo salvataggio. Quindi non ci interessa. Sì. Lo facciamo la prossima volta, la parte nuova. Perché magari c'è un video lungo e mi stanno dicendo di là che devo staccare. Allora, quindi, fatemi fare una roba. Livello 10. Livello 4. Sì, dai, fammi salvare direttamente. Ma sì, nella stanza di Andy. Almeno salvo e buona. Nel mentre vi ringrazio, cioè ringrazio tutti quelli che sono passati nella diretta. Mi spiace appunto che i commenti non funzionavano per niente. Io sono una di quelle persone che piace parlare con gli altri, ma evidentemente Twitch non vuole oggi, o la mia connessione, non ne ho idea. Spero che in qualche modo
Vi siete divertiti? Io sì, sinceramente, mi sono divertita molto. E quindi niente, ci vediamo la prossima settimana. Ciao a tutti e grazie.